finalmente una prestazione convincente. San Giovannese batte Ostia Mare 2-1 con gol di Bocci e di Pertica. Ha meritato la vittoria, ha meritato i 3 punti. Se voleva una scossa per quanto riguarda il risultato, la scossa è arrivata. Quindi meglio di così non si può chiedere, non si può assolutamente chiedere. Ora andremo a Siena. Sarà una partita difficile e con questa testa qua noi non partiamo battuti nemmeno domenica. Angolo Futsal. La Futsal viene da un weekend nero, sfortunato, perché è andata a Bologna e ha perso. Forse il risultato di 9-2 che è stato maturato, che ha maturato sabato scorso, è un rispecchio quello che si è visto in campo, perché io che ho visto la partita da casa vi posso garantire che non un veritiero in 9-2. Sabato ore 15 al pallone c'è il Futsal Tordita, quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, tutti al pallone. Poi il finale lo volevo dedicare ad un amico, perché quando si dà l'addio al calcio a 25 anni in una maniera che è assurda, perché non si può a 25 anni essere fastidiati dagli infortuni in questo modo, e volevo mandare un abbraccio a Cosimo Nannini, che oggi ha pubblicato un post sui suoi profili social che non avrei mai voluto leggere, perché ha dato l'addio al calcio giocato. Sono rimasto male, perché non lo nego, perché Cosimo è un amico, ma soprattutto una gran bella persona. Un abbraccio a Cosimo, ma soprattutto complimenti alla squadra, perché oggi ha veramente fatto una bella prestazione.